Scoperchiato il vaso di Pandora dei finanziamenti alle periferie, sarà dura ora trovarne il coperchio. Mercoledì il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha minacciato di non versare l'IMU allo Stato se non verranno ripristinati i 18 milioni di euro che gli erano stati promessi nel 2017 per riqualificare il lungomare nord della sua città. L'emendamento approvato in Senato ha ribaltato le carte in tavola. Abbiamo sbloccato 1 miliardo di euro per fare investimenti in 8.000 comuni e non solo in quelli che hanno partecipato al bando, ha detto il senatore riminese 5 Stelle Marco Croatti, il quale precisa che le 24 città arrivate prime nella graduatoria stilata dal nucleo di valutazione voluto dal governo riceveranno finanziamenti immediati. Tra queste, oltre a Rimini, non risultano nemmeno gli altri capoluoghi romagnoli, Forlì, Cesena e Ravenna, punteggi troppo bassi. Il progetto di Gnassi ha ottenuto una pessima valutazione, è tra quelli da verificare, rivalutare e forse rivedere, ha detto la consigliera regionale pentastellata Raffaella Sensoli, che ha aggiunto: prima di alzare polveroni mediatici è bene che il sindaco di Rimini rifletta sulle proprie mancanze. A rincarare la dose la Lega, con la parlamentare riccionese Elena Raffaelli. Gnassi delira, il PD ha garantito soldi che non poteva spendere, in Senato abbiamo sbloccato 2 miliardi di euro per tutti i comuni. Ma il primo cittadino riminese non si dà pace, parla dell'8 agosto come del giorno della rapina ai comuni e annuncia che, per paradosso, proprio quel giorno RFI ha stabilito un contributo di 5,5 milioni di euro per un sottopasso a Rimini Nord previsto proprio nel progetto del bando periferie. Questa è una rapina, adesso non dicano cazzate.